Buongiorno a tutti, sono Matteo di Citra. Oggi ho voglia di parlare e anche di approfondire di scuola. E per farlo ho coinvolto un ospite d'eccezione, la mia dirigente scolastica. Stamattina per parlare dei problemi dell'emergenza coronavirus e con noi la dirigente scolastica dell'Istituto Superiore De Felice Giuffrida, Anna De Francesco. Ciao Matteo, allora io sono la dirigente di questo glorioso istituto, De Felice Giuffrida Olivetti di Catania, e per quest'anno, come hai detto tu, siamo stati coinvolti in una situazione più grande di noi e quindi abbiamo dovuto affrontare delle problematiche molto particolari e mai affrontate prima. Si parla ormai, cioè si parla tanto di didattica a distanza. Cos'è e come si attua? Allora, la didattica a distanza è stata una diciamo, risoluzione di emergenza a questa situazione veramente difficile. Allora, come tu sai, già dal 5 marzo noi non andiamo più a scuola, nel senso che è impossibile per motivi di sicurezza andare a lavorare a scuola. Allora, il Ministero ha chiesto a tutti quanti noi, voi, e noi docenti di lavorare in una maniera diversa, cioè di non distaccarci, di non allontanarci, di utilizzare tutti i mezzi che la tecnologia ci poteva mettere a disposizione per poter continuare le attività didattiche. La didattica a distanza, quindi, è un sistema per poter continuare a seguire voi ragazzi, continuare a starvi vicini anche e non solo da un punto di vista dei contenuti delle discipline, delle varie discipline, ma soprattutto per farvi vivere al meglio questa situazione. Devo dire che i docenti sono stati eccezionali, non solo nell'Istituto De Felice Giuffrida Olivetti, ma un po' in tutta Italia, perché questa didattica a distanza non fa parte del loro contratto di lavoro, però si sono tutti prodigati. E quindi hanno lavorato per voi, anche mettendosi in discussione e utilizzando dei sistemi che sicuramente erano più congeniali a voi, visto che tu per esempio sei tanto bravo, cioè il tuo canale YouTube, eccetera, perché voi giovani avete questa marcia in più. E infatti uno dei primi articoli che io ho fatto per ringraziare tutti è stato questo: voi siete nativi digitali e noi vecchiarelli siamo adottivi digitali, ci avete adottato voi. Ci racconta quali sono state le principali problematiche da affrontare e superare? Quali cambiamenti dal punto di vista della didattica? Benissimo. Allora, ci sono state appunto tante problematiche perché in effetti è una situazione completamente nuova. In realtà la scuola De Felice Giuffrida Olivetti di Catania aveva già istituito dai primi giorni di questo nuovo anno scolastico un ambiente protetto che si chiama chiocciola-defelice-olivetti.edu.it. L'ambiente edu.it è l'ambiente delle scuole, degli istituti creati dal Ministero, quindi è un ambiente, diciamo, ufficiale. E noi come scuola avevamo già stabilito appunto nel collegio dei docenti, nei primi collegi, di utilizzare questa didattica per altre e variate anche utilizzi, svariati utilizzi, cioè noi avevamo pensato per esempio di fare anche alternanza scuola-lavoro utilizzando questa didattica a distanza. Quindi eravamo abbastanza preparati, però era una, diciamo, attività soltanto a livello di scelta, non c'era una necessità, un bisogno. Quindi alcune classi effettivamente stavano lavorando a quel bellissimo progetto per la nostra biblioteca, che è una biblioteca molto prestigiosa, storica, insieme ai beni culturali di Catania. E quindi avevamo questo progetto e stavano lavorando tantissimi ragazzi su questo perché per poter sistemare la biblioteca, catalogare, eccetera, era necessario condividere un file. Quindi questo file ci lavorava tutta la classe, quindi era importante per i ragazzi poter avere un ambiente nel quale lavorare tutti insieme. Quindi questo era per esempio uno scopo.
Adesso noi abbiamo dovuto affrontare una situazione di emergenza, quindi la scuola si è organizzata attraverso l'animatore digitale, il responsabile della protezione dei dati e della rete, i tecnici, a organizzare un ambiente in cui tutti ci potessero entrare e che potesse essere un ambiente protetto con la privacy e tutto il resto. Ecco che abbiamo appunto creato questo ambiente. Voi tutti avete una mail per questo ambiente, voi tutti avete una classe nella quale entrare e anche i docenti. Quindi tutto il personale, tutti i ragazzi hanno un drive, hanno un account, quindi siete tutti protetti, entrate in questo ambiente perfettamente riconoscibili. Queste sono cose importanti, perché queste problematiche riguardano la vostra sicurezza personale, dei vostri dati, delle vostre immagini, eccetera, sono un importante livello di sicurezza che noi dobbiamo mantenere. E quindi diciamo che la sicurezza informatica era una cosa importantissima, oltre ad avere gli aspetti che sono quelli di seguirvi, di starvi vicino. Certo. Un problema molto sentito è quello dell'accesso alle tecnologie digitali. Per ogni alunno serve un PC o un tablet ed una connessione ad internet. Che misure ha messo in campo la scuola per aiutare chi non era possesso di un PC? Allora, noi abbiamo creato un modulo Google sul sito, oppure mail, eccetera, e arrivavano le richieste dei genitori. Il Ministero dell'Istruzione e la Regione Sicilia hanno fornito dei soldi e quindi noi abbiamo comprato e distribuito in questi giorni in perfetta sicurezza i tablet ai tuoi compagni che ne avevano fatto richiesta. E sono stati distribuiti poco meno di 50 tablet con un protocollo molto serio, rispettoso della sicurezza, delle distanze, eccetera, con l'aiuto della caserma dei carabinieri di Piazza Verga, e abbiamo avuto la loro collaborazione, che è stata veramente molto garbata, molto gentile e collaborativa, per cui quel giorno la situazione è andata molto bene, molto serenamente, la gente è stata molto rispettosa. Ti dirò che qualche tuo compagno che è venuto mentre ritirava, diciamo, facevamo le procedure, no? Perché è un contratto di comodato d'uso, eccetera, eccetera, perdevamo un po' di tempo, qualcuno ha sentito suonare la campana, perché la campana è in automatico, no? E la cosa carina che mi ha detto: preside, quanto è bello sentire il suono della campana. Perché Matteo, io penso che la nostra vita di tutti i giorni, a volte facciamo che noia, erano sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, però poi in realtà queste stesse cose ci mancano, perché io penso che tutti quanti voi abbiate un desiderio enorme di vedervi, di vedere la vostra scuola e di vedere i vostri professori. Pensavate che non, diciamo, questa cosa mai vi poteva venire in mente, invece è così, perché in realtà abbiamo risolto tante cose con la didattica a distanza, ma non è la scuola. La scuola è presenza, la scuola è contatto, la scuola è stare vicini, no? Avere questa relazione tra le persone, perché questa è la vita. Noi siamo gli esseri umani, abbiamo voglia di stare vicini. Siamo, come si dice, animali sociali. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Infatti. E per i disabili? Non sono pochi i problemi legati alla questione? Come sono risolvibili, secondo lei? Allora, abbiamo lavorato in tal senso. Io ho seguito in maniera particolare, perché noi abbiamo dovuto riprogrammare la didattica, no? Abbiamo ridotto i contenuti, abbiamo cambiato, perché non sempre ti puoi vedere ogni giorno per troppe ore con i ragazzi, quindi abbiamo fatto attività sincrone e asincrone, cioè significa attività in presenza e attività invece poi in differita come tempistica. E abbiamo per questo lavorato a livello di collegio dei docenti, di dipartimenti, di consigli di classe, perché dovevamo riprodurre e cambiare un po' il TOF in relazione, no, il piano dell'offerta formativa, a una situazione di emergenza completamente diversa rispetto a quella normale. E l'abbiamo fatto, ci siamo visti anche noi, tutti quanti i professori, attraverso gli incontri, no, nella nostra area, che ho la De Felice Olivetti,
E abbiamo lavorato in questo senso. Io in particolare, devo dirti, ho partecipato per questioni proprio di interesse personale, proprio perché i dipartimenti erano in parallelo al dipartimento del gruppo di sostegno, perché era molto importante in questa fase capire cosa fare. Vedi, noi come didattica a distanza abbiamo avuto una percentuale altissima di adesioni tra i docenti e anche i ragazzi. Poi bisogna capire i livelli di disabilità, perché ci possono essere persone che hanno delle difficoltà oggettive, quindi non possono entrare in relazione attraverso un computer o un tablet, perché chiaramente tu lo sai, bisogna avere delle competenze, perché tu lo fai, no? Questa cosa, e sai perfettamente che bisogna sapere fare determinate cose. Allora, certo, ci sono stati dei contatti molto, molto più ravvicinati tra la famiglia e la scuola, attraverso il professore di sostegno e anche i professori curricolari. Perché è molto importante. Poi da un punto di vista pratico, perché io, tu ormai mi hai conosciuto, lo sai, io sono una persona molto pratica, no? E allora ho ovviamente sollecitato il gruppo dell'animazione digitale, l'RPD, a studiare dei programmi che potessero essere utili. E perciò abbiamo imparato che esistono una serie di programmi che possono scrivere sotto dettatura, ai quali tu puoi scrivere, puoi dire per esempio: la preside è bravissima, punto, e lui ti fa anche il punto, e quindi abbiamo capito che si possono utilizzare questi programmi. Poi abbiamo visto ci sono altri programmi che sono in grado di, tu selezioni attraverso proprio tipo un evidenziatore, no? Vai su internet, ti fai una ricerca, che ne so, vuoi conoscere l'Italia, clicchi Italia, puoi entrare in un qualunque ambito dove c'è un articolo sull'Italia e poi cosa fai? Selezioni con questo programma alcune parti e poi gli dici trasformalo in un Word e lui te lo trasforma in Word, in un documento Google, eccetera. E quindi abbiamo imparato questo. Poi abbiamo imparato in questo corso che è possibile utilizzare la LIM attraverso il computer. Quindi attraverso l'ambiente nostro delle classroom. Poi tutti questi programmi sono stati inseriti all'interno del nostro ambiente e quindi sono capaci di fare questo. Quindi ci sono dei programmi che possono aiutare gli ipovedenti, che possono aiutare le persone che hanno problemi di udito e così via. Quindi abbiamo imparato tutta una serie di uso di questi programmi. Poi ci sono i programmi per i traduttori, per la lettura, i programmi per fare le mappe concettuali. Abbiamo imparato tantissime cose e anche abbiamo imparato che esiste un programma che ti fa diventare il tuo tablet una tavoletta grafica. Quindi proprio ne abbiamo visti tantissimi e devo dire che il team digitale, il nostro RPD e il tecnico si stanno prodigando per cercare altri programmi che possono essere di aiuto ai ragazzi con delle abilità differenti. Certo. Tra le cose che abbiamo dovuto imparare c'è la Classroom, il cloud, il download dei compiti. Una Sì, cosa vero è. importante, anzi fondamentale, è stata il modo di comunicare. Stare in una video chat non è come stare in classe, ci sono delle regole diverse, come quella di non parlare tutti insieme. Ce le vuole ricordare? Almeno quelle di base? Sì. Allora è vero, voi avete dovuto anche imparare qualcosa che in realtà, anche se siete bravi, perché poi imparate facilmente, che era un po' diversa rispetto alle cose che conoscevate. Perché certo l'uso di Classroom era diverso. Infatti, se tu ti ricordi, noi abbiamo una sezione del nostro sito dedicata alla didattica a distanza, dove ci sono tantissimi tutorial fatti, diciamo, trovati e scaricati per voi attraverso una selezione, ma anche quelli fatti dai nostri tecnici, dal nostro animatore digitale, dall'RPD, dal nostro responsabile della protezione dati e della rete, e quindi siete stati seguiti in questo senso. Poi, come dici tu, effettivamente qualcuno aveva difficoltà e ha cominciato a mandare la fotografia del compito. Allora, un'altra lezione che hanno fatto i professori è stata quella di cercare di capire come fosse possibile scrivere all'interno di una fotografia facendo la correzione e caricandogliela poi in Classroom agli alunni. Per avere una sua validità, per avere una sua, come dici tu, bisogna comportarsi in un certo modo, un modo diverso è stare
in aula virtuale, come è diverso dallo stare in aula tutti insieme. E quindi è chiaro che abbiamo dovuto sistemare anche queste cose e scriverle, comunicarle, le abbiamo pubblicate pure sul sito, no? Perché ci sono le linee guida, abbiamo cercato in tutti i modi di fare tanto, perché era un momento in cui proprio bisognava proprio arrotolarsi le maniche e lavorare in una maniera differente, pensare in momenti in cui le cose si evolvevano, perché vedi, questa malattia per fortuna sembra che si stia riducendo, quindi forse presto riusciremo a tornare, però abbiamo dovuto fare tantissime cose, come dici tu, l'avete fatte voi, io ne ho fatte altre, perché ho dovuto pensare a tanti dispositivi di sicurezza, a procedure, a protocolli, a seguire le normative. Poi ogni fine settimana tiravano fuori una norma diversa e mi toccava studiare il sabato e la domenica. Parliamo adesso di esami di maturità. L'anno scolastico volge al termine. Come si svolgeranno gli esami di maturità? Ho sentito che il ministro Azzolina vorrebbe riaprire le scuole per quell'occasione, è vero? Sì, ha detto che quello di fare gli esami non in presenza lo chiama il piano B. Quindi vorrebbe assolutamente la partecipazione dei ragazzi in presenza con la commissione. E noi per esempio a scuola stiamo già sistemando, in questi giorni vogliamo cominciare a sistemare e organizzare, perché le quinte vengono accoppiate, lo sai, due classi per volta. Gli iscritti non ci saranno, quindi non ci sarà necessità di organizzare gli iscritti, però gli orali devono essere organizzati. Allora dobbiamo distanziare, prima la commissione si sedeva vicina, no? Invece adesso ora metteremo un banchetto a distanza, ogni commissario sarà almeno un metro di distanza dall'altro commissario, e sicuramente gli accessi alle aule saranno scaglionati, perché gli esami orali, come tu sai, sono pubblici e quindi sarà giusto avere un pubblico, però ci sarà un limite massimo di persone. Per fortuna, guarda, noi siamo una scuola bellissima, antica, con tetti altissimi, abbiamo delle finestre grandi che sembrano dei balconi, e quindi sicuramente avremo il giusto ricambio d'aria, avremo il giusto spazio per stare un po' di più in un'aula grande, perché utilizzeremo ovviamente le aule più grandi. Poi abbiamo già predisposto di comprare il termoscanner, abbiamo pensato di comprare le colonnine per la distribuzione del gel, mascherine, guanti, quindi insomma ci stiamo attrezzando e ci stiamo organizzando per poter fare questi esami in sicurezza. Gli esami di Stato, sai, non mi preoccupano tanto, quello che mi preoccupa è l'inizio dell'anno scolastico, e il fatto che ci sia quella cosiddetta situazione un po' particolare delle classi pollaio, no? Cioè troppi alunni in una classe. E questo sì che mi preoccupa, perché lì diventerebbe più difficile, le classi non dovrebbero essere troppo numerose, bisognerebbe pensare a questo. Beh, infatti la riapertura è sicurezza. Per il futuro, quando e a che condizioni sarà possibile ritornare a scuola? E questo qui è secondo me fondamentale. Vedi, io ho una formazione tecnica, no? Non so se lo sai, io sono ingegnere, quindi ho cercato sempre di mantenere in sicurezza tutti voi il più possibile, anche nei limiti di una struttura che, come ti dicevo, ha la sua età. È chiaro che se il problema è l'assembramento, allora è chiaro che la quantità di persone che devono entrare in uno spazio deve essere per forza stabilita. Allora, ci possono essere delle domande, un esempio, se vogliamo una classe di 15, poi se questa classe è di 17 e c'ha lo spazio sufficiente, non succede nulla. Diverso è se io ho la classe di 30. Questa è la cosa strana e che non si deve fare, perché in una situazione di questo genere sfido io qualunque scuola ad avere aule così grandi da poter distanziare professori e alunni con questi numeri. È una cosa complicatissima, cioè praticamente impossibile. Non posso portarvi tutti quanti in aula magna, perché è una sola.
Quindi è chiaro che la situazione per il momento è un po' problematica ed è da risolvere non a livello locale, perché io a livello locale posso fare alcune cose, ma non ho gli spazi e se ho tantissimi alunni dove li metto? Certo. Ultima e più importante domanda. Che voto mi dà per questa intervista? Oh, 10 e lode. Sei stato bravissimo, sei molto disinvolto e l'avevo già visto perché mi sono iscritta al tuo canale, quindi ogni tanto guardo qualche tua intervista. Mi ha fatto molto molto piacere perché tu sai che io amo molto la relazione con i ragazzi, con le famiglie, perché penso che la scuola sia quel filo d'oro di cui parlava Platone. Cioè la famiglia, la scuola creano una continuità nella crescita della persona, nello sviluppo dell'essere umano, che poi diventerà il cittadino di domani. Io ogni volta che vi incontro vi parlo di senso dell'appartenenza, della scuola, della nostra bellissima scuola, di una scuola molto prestigiosa, che ha fatto tantissimo nel passato, che sta facendo tantissimo anche adesso e che deve dare cittadini preparati, consapevoli, sempre pronti alle situazioni. E devo dire che in questa situazione particolare si è dimostrata veramente perfetta. Io sono molto contenta di questo lavoro perché è un lavoro della scuola, quindi dei docenti, di voi ragazzi e delle vostre famiglie, se siamo riusciti a fare tanto. Quindi vi ringrazio veramente. Per me questa intervista è anche un modo per ringraziare tutti, i docenti, gli alunni e le famiglie, perché in effetti se facciamo un'analisi matematica, perché sempre io sono fissata, capisci, perché sono un ingegnere, quindi mi faccio i conti, e controllo nelle classi il numero delle persone collegate, il numero dei docenti, gli alunni, eccetera, io sono pienamente soddisfatta, perché superiamo di gran lunga la media nazionale, siamo oltre il 95%, quindi direi che è andata molto bene. In questo grazie a tutti voi. Grazie di tutto, Preside, per essere stata con noi e per averci spiegato e raccontato la scuola di questi giorni. Grazie a te e un abbraccio grande e sempre ti auguro di fare sempre meglio e cose sempre più belle e interessanti. Grazie. Buona serata. Speriamo di vederci presto, magari a scuola. Arrivederci. Ecco. Rivederci presto e a scuola. Ciao Matteo, grazie.